Salve popolo di Fortnite e benvenuti in questo video, io sono Marsec e oggi signori siamo qui con l'episodio numero 17 dei miti di Fortnite. Spero abbiate passato un'ottima settimana, siccome oggi è un nuovo lunedì, questo vuol dire nuovi 5 miti da sfatare. Però prima di iniziare l'episodio vi invito a iscrivervi al canale di Fortnite Italia cliccando quel pulsantino rosso e la campanellina per rimanere sempre aggiornati su nuovi contenuti, nuovi video, nuovi episodi dei miti. Iniziamo subitissimo con il primo mito della giornata. Con noi abbiamo 4L o 4L, correggimi se ho sbagliato, che ci scrive: si può accendere un falò con il potere del raggio di Stark? Andiamo subitissimo a scoprirlo, siamo qui apposta. Falso, non è possibile accendere un falò utilizzando il potere del raggio di Stark, ovvero di Iron Man, poiché non prenderà fuoco nemmeno l'erba, quindi il mito a quanto pare è sfatato. Ho provato anche con i guanti di Iron Man, ma non cambia assolutamente nulla, neanche un filo d'erba prenderà fuoco e quindi nemmeno la legna all'interno del falò. Purtroppo non è possibile, ma io in ogni caso 4L oppure 4L ti ringrazio per la partecipazione. Passiamo al mito numero 2 con RX Dark che ci scrive: si può lanciare un gonfiabile, ovvero un paracadute, nei Rift? Andiamo a scoprirlo. Falso, non è possibile lanciare un paracadute all'interno del Rift, quindi presumo che questo succederà anche con le granate o qualsiasi altro oggetto lanciabile. Ho provato anche a mettermi apposta vicino ai Rift per evitare di non centrarlo, a quanto pare il paracadute passerà attraverso e poi si aprirà al suolo, quindi no, anche questo mito è sfatato e non è possibile lanciare un paracadute all'interno dei Rift. RX Dark, ti ringrazio per la partecipazione, grazie mille. Passiamo al terzo mito della giornata con Gennaro di Tella che ci scrive: se mangi un peperoncino e poi usi la tavola di Silver Surf andrai più veloce? E qui mi fa venire proprio un dubbio, quindi andiamo subitissimo a sfatare il tuo mito. Falso, anche il tuo mito è sfatato. Se mangiamo un peperoncino e successivamente attiviamo la tavola di Silver Surf, non andremo più velocemente né nel momento dell'attivazione e nemmeno nel momento del tragitto. La velocità è uguale a quando non mangiamo un peperoncino, quindi non cambia assolutamente nulla. Anch'io speravo di andare più veloce, ma non è possibile fare ciò con un peperoncino. Gennaro, io ti ringrazio ugualmente per la tua partecipazione, poiché è stato un mito curioso. Passiamo al penultimo e quarto mito della giornata con Luca Parletta che ci scrive: si possono curare i robot di Stark con lo sparabende dopo averli hackerati ovviamente. Andiamo a scoprire se possiamo tenere in vita la nostra gang oppure no. Vero, è possibile curare i nostri carissimi bot di Stark. Come potete vedere nella clip, io ho utilizzato l'auto per fargli prendere del danno o anche lasciandolo all'interno della tempesta. La vita è scesa del bot e successivamente ho potuto utilizzare lo sparabende direttamente sul bot di Stark per tenerlo in vita mentre rientrava dalla tempesta. Quindi sì, il mito è confermato al 100%, quindi possiamo tenere in vita la nostra gang di bot. Anche se ce li feriscono e con noi abbiamo uno sparabende, sì, possiamo tenerli in vita, possiamo curarli. Grazie mille per la partecipazione, Luca. Grazie mille. Passiamo all'ultimo mito della giornata con Salvatore Niespolo che ci scrive: si possono uccidere 10 persone a distanza con il raggio di Iron Man? Un saluto anche a lei. Vero, il mito è confermato, si possono uccidere più persone con il raggio di Iron Man. In questo caso noi eravamo di meno di 10, però ho visto certe clip dove alcuni facevano questo esperimento con bensì 99 nemici e venivano tutte uccise. Incredibile quanto sia potente come arma. Ho provato anche da 200 metri, però il raggio non ci arrivava. Credo che abbia una distanza massima dove poterlo utilizzare. E per confermare di più il mito nell'arco dei 200 metri ho provato da circa 160
170-180 metri e il raggio ancora riesce a fare il suo bellissimo lavoro, ovvero di uccidere le persone anche da quella distanza e fare il danno pieno togliendo 90 HP. Salvatore, io ti ringrazio per il tuo fantastico mito. Signori, anche l'episodio di oggi è giunto al termine e come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale di Fortnite Italia cliccando quel pulsantino rosso e cliccando la campanellina per rimanere sempre aggiornati su nuovi contenuti. Lasciate un bellissimo mi piace se il video di oggi vi è intrattenuto, vi è piaciuto e vi raccomando condividetelo con tutti i vostri amici, parenti, con chiunque e scrivete un mito con l'hashtag MitiFortnite, così puoi provare a partecipare anche a futuri episodi e provare ad entrare all'interno di qualche video. Io vi auguro un buon inizio di settimana come sempre. Noi ci vediamo al prossimo video, grazie mille a tutti per la visione, ciao a tutti!